gioco infinito, lotta senza fine, livelli che costruisco, sassi nelle scarpe, mani sul controllo, occhi sullo schermo, accento nei sogni, la sfida continua. Pixel che bruciano, luci di fuoco, ragazzi urlano con un coro di folli, battere ogni record, sogno di gloria, aggrappato al joystick come un naufrago. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia di volo, di folli. Battere ogni record, sogno di gloria. Aggrappato al joystick come un naufrago. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivoluzione. Correndo nel digitale, cercando il santo graal. Urlo al mondo, sono qui, non fermarmi mai. Notte fonda, il gioco non si ferma. La mia console è un trono nell'oscurità. Frustrazione, vittoria, stessa intensità. Digitale sussulti nei circuiti del cuore. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivoluzione. Correndo nel digitale, cercando il santo graal. Urlo al mondo, sono qui, non fermarmi mai. Avanti sempre, avanti, il gioco non finisce. Tessendo trame, pixel, il mio regno infinito. Camera fiere, combattendo la notte, vincendo senza paura nei cori d'acciaio. Oh,
E amici di YouTube, bentornati qui con un nuovo video di MXGP3. Siamo su Xbox 360 e ho deciso oggi di fare questo video qui, che farò un bel mini campionato. Ci facciamo un gran bel mini campionato. Intanto sì, eccolo qui, e faremo un minissimo campionato, tanto per provare il gioco. Io già l'ho provato, mi piace tantissimo e ve lo consiglio, amici, ve lo consiglio veramente. Ho anche un altro MXGP per Xbox One, che ho provato anche quello lì, però sinceramente mi trovo molto meglio con questo, mi piace, e perché ha molte belle caratteristiche come questa qui, che possiamo andare a personalizzare il nostro campionato. Come vedete, nel campionato normale ci sono 14 gare che le possiamo eliminare. Tipo, per esempio, tolgo questa qui, tolgo, lo andiamo a fare molto easy questo campionato, lo andiamo a fare, che purtroppo avevo cominciato a registrare un altro video, mi è andata via la corrente, avevo già fatto 4 gare e la scheda di acquisizione non mi ha salvato il video, purtroppo, e mi sono trovato costretto a ricominciare il video da capo. Allora lo farò un po' più corto, perché poi volevo andare a registrare anche qualche altra gara con Forza Motorsport 4 storica, qualche altra gara storica di Le Mans. E perché mi stanno venendo fuori dei bellissimi video, che molto presto penso che quando uscirà questo video già saranno usciti le prime due gare di Le Mans. Allora, René, la guida, ok, quella, ok, il corso, ok, apriamo pure, no, Francia era questa, sì, questa sì, la rimuoviamo. Allora, vorrei farla una un po' cortina io. Allora, vorrei fare 5 gare io. Quello lì, però il Brasile vorrei lasciarlo. E anche Bastogna, perché mi piace come Bastogna, come circuito. Togliamo anche il Brasile. Ok, mini campionato di 5 gare comprensive di replay senza qualifiche, e niente. Allora, prima di cominciare il video vi dico alcune cosine. Allora, durante le fasi della gara non ci sarà nessun tipo di commento, commenterò solamente prima dell'inizio della prossima gara. Cioè, adesso la prima gara è lo Sahil, poi commenterò la prima gara qui a Siracha in Thailandia, e così via via di seguito, fino ad arrivare all'ultima gara a Bastogne in Belgio, quello lì. Poi una piccola raccomandazione: se ancora non vi siete iscritti al canale, al mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanellina, e per rimanere aggiornati, per ricevere le notifiche su questi video che sto portando, che sto registrando per voi, quello lì, e più mi aiutate questo canale a crescere, così potremo attivare finalmente la monetizzazione. Quello là, vi ricordo sempre che nel mio profilo, nella mia home page, trovate i link per quanto riguarda giochi scontati su Instant Gaming, più c'è anche il link del mio PayPal per chi mi vuole offrire un caffettino, che lo ringrazio per il lavoro che svolgo nel fare questi video, che dietro io capisco tantissimo gli youtubers, che dietro c'è un grandissimo lavoro, cioè veramente ho un grandissimo lavoro, perché c'è la fase di registrazione, c'è la registrazione dell'audio separato. Io in questo momento sto registrando l'audio della mia voce in contemporanea insieme con il video e audio del gioco. Sto utilizzando una scheda di acquisizione esterna, la Avermedia Game Capture HD2, che registra in Full HD a 1920x1080 a 30 frame per il secondo.
prossimamente spero di prendere un'altra scheda di acquisizione, sempre esterna, che mi dà la possibilità di utilizzarla freelance senza l'utilizzo del PC, e ce n'è un'altra che puoi anche trasmettere in streaming i giochi, puoi anche trasmettere in streaming sempre dell'Avermedia, quello lì, e quella ha proprio Full HD 1920x1080 a 60 frame per il secondo. Non faccio video in 2K, 4K, perché i tempi, il mio notebook è limitato per la fase di editing per quanto riguarda video troppo pesanti, quello lì, però li controllo sempre i video anche su YouTube e mi pare di portarli, di pubblicarli in una risoluzione abbastanza adeguata per la visione di tutti quanti voi. Ringrazio i 440 iscritti al canale, perché davvero non mi vedete, ma vi sto mandando tanti baci e tanti cuoricini, quello lì, perché mi state veramente supportando e aiutando, e vi chiedo sempre anche di commentare i video, perché l'algoritmo di YouTube guarda anche quello, guarda. E più voglio pubblicizzare il canale di un mio amico che ho conosciuto, conosciuto virtualmente su Fruit Lab, che si chiama Dutch Bear. Trovate il suo profilo sotto, sempre nella mia home page, se scorrete fino in basso trovate tutti i profili che io seguo su YouTube, che li consiglio. C'è Lunadix28, c'è quel tale Ale, c'è Mapo Recording Gaming, sono tutte persone che mi piace seguire perché sono molto serie e fanno dei video molto 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 belli, fanno quello lì. E tra loro c'è anche Dutchbears, che lui gioca esclusivamente su Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, iRacing, insomma parecchi giochi lì, e li gioca con il VR, e sono dei bei video, sono dei bei video, ve lo consiglio di seguirlo, quello lì. E niente, basta, dai, andiamo qui, iniziamo questo mini campionato di 5 gare, poi prossimamente lo faremo più lungo, faremo un altro campionato molto più lungo. Io intanto vi auguro buona visione a tutti quanti e ci sentiamo poi nella seconda gara per commentare la prima, quello lì. Buona visione, ciao, a dopo.
Ok, amici di YouTube, purtroppo la prima gara è finita così, sedicesimi, troppi errori. Però qui in Thailandia dovrei riuscire a fare abbastanza bene perché conosco molto bene il circuito e anche il tipo di terreno che c'è. Andiamo a vedere la classifica campionato. Allora, Christophe Charlier è al primo posto con 25 punti. Io purtroppo sono al sedicesimo posto con solo 5 punti. Sono, però abbiamo la possibilità, 4 gare al termine di questo mini campionato, forse riusciamo a recuperare, riusciamo. Ok, io vi lascio con questo video, ci sentiamo poi al termine all'inizio del prossimo Gran Premio. Ciao a tutti e dopo.
Amici, siamo arrivati terzi nella seconda gara. Stava per prendere il via qui alla terza gara in Olanda. E andiamo a vedere la classifica del campionato. Abbiamo guadagnato 20 punti nella scorsa gara. Infatti andiamo al nono posto in classifica, 25 punti. Il primo Jeffrey Herlings è stato superato, l'altro va a 44 punti. Vediamo un attimino l'altro. Non c'è più. Ok, sì, Christopher Chalier è secondo a 39 punti, noi a 25 punti. Vediamo qui in Olanda come va questa gara. E noi amici ci sentiamo dopo al termine, all'inizio della prossima gara. Buona visione a tutti qui in Olanda e sempre forza KTM, il team Marchetti che vi saluta, il vostro Silver Block. A dopo.
Yeah.
E amici, finalmente il tricolore sventola alto in Olanda. Siamo riusciti a prendere la prima posizione qui del mini campionato personalizzato su MXGP3. Allora andiamo a vedere la classifica del campionato. Terzo posto in classifica a 50 punti, Christian Charlier sta a 61 punti, seguito da Jeffrey Herlings a 55 punti. Il numero 84, invece noi il numero 43, Silver Block a 50 punti al terzo posto. Adesso siamo qui in Portogallo, esattamente ad Agueda, e andiamo a fare questa quarta gara qui, penultima gara. Pardon, chiedo scusa. E niente, ci sentiamo poi all'inizio dell'ultima gara per il commentare questa gara qui. Ciao, a dopo, amici.
purtroppo, amici di YouTube, niente da fare nell'ultima gara, ultimo posto, sedicesimi, e niente, forse ci siamo giocati il campionato. Vediamo la classifica, sesto posto in campionato, vediamo un po' se riusciamo a rifarci qui a prendere almeno il quinto e il quarto posto in campionato. Sono 25 punti, sono forse il terzo, ma non ci spero tanto. Vediamo un po', Bastione lo conosco come circuito, quello di prima in Portogallo era veramente tosto, era comunque, vediamo un po' come andrà questa gara. Ci sentiamo poi all'ultimo per i saluti e i commenti finali e i prossimi appuntamenti. Ciao, a dopo amici, buona visione con quest'ultima gara di questo mini campionato personalizzato.
Ehi amici, abbiamo preso questo secondo posto, vediamo un po' se ci fa vedere la classifica. Statistiche offline, vediamo un po'. No, queste sono le cose, multimedia, immagini, video. Niente, allora, volevo vedere se ci faceva vedere al campionato la classifica. No, è finito così. E beh, io volevo vedere la classifica del campionato perché non me la fa vedere. Peccato, volevo vedere la classifica. Un peccato veramente che non ti fa vedere la classifica finale, questa carriera. No, questa carriera non mi interessa, usciamo. Esci, scusa, pardon. E niente, non me la fa vedere la classifica. Personalizzazione minore, statistiche, multimedia, riconoscimenti, niente. Vabbè, comunque siamo arrivati ai secondi nell'ultima gara, è stata una bella gara combattuta. Allora, vediamo un attimo il Gran Premio com'è. L'ho personalizzato sempre con la Marchetti Racing Team. Ah, il Gran Premio ti puoi scegliere te quale Gran Premio fare e via, ok. Questa è gara istantanea, lo sappiamo, ok. E niente, allora, torniamo anche indietro. E niente, termina qui questo video. Non sappiamo purtroppo in classifica del campionato personalizzato come siamo arrivati. Questa è una pecca del gioco, mi dispiace dirlo perché il gioco è veramente bello. Ve lo consiglio se vi volete divertire, anche per sfogarvi un po', è un bel gioco questo qui. Ve lo consiglio veramente, anche per le versioni successive, per Xbox S, Xbox Serie X, ci sono le versioni. Ve lo consiglio veramente di provarlo. È forte perché anche i movimenti del pilota vanno comandati con le due levette analogiche, vanno, e i movimenti seguono per quello lì. Seguono, insomma, se lo fai male quando riscende la moto, caschi, è forte, è veramente bello. Poi anche il dosaggio dell'impennata della moto, c'è cioè parecchia cosa, cioè, mi piace veramente, mi piace. Ok, scrivetemi nei commenti se volete che vi porto un campionato fatto ad episodi. Dato, abbiamo visto, ritorniamo un attimino nel campionato. Allora, nel campionato ci sono esattamente il campionato completo sia MX2 e MX1. Allora, ve lo faccio vedere. Datemi 2 secondi. Allora, modifica campionato. Ah, questo sarebbe il campionato con 14 gare, il campionato ufficiale. E possiamo dividerle facendo, che ne so, ogni episodio 3 gran premi. Sono 3, 6, 9, 12 e l'ultimi, oppure facciamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, che sarebbero meglio 2 gran premi a episodio, così non faccio neanche video troppo lunghi, non faccio, e sarebbe bello. Maggiora lì in Italia il settimo gran premio è veramente veramente difficile, l'ho provato a fare qualche volta. Poi c'è anche l'ultimo, il 14esimo, che è veramente tosto. Anche l'11esimo, se non mi sbaglio, sono veramente là, quelli là in Danimarca, Brasile e Svezia non l'ho ancora fatti, non l'ho mai provati. Fino adesso ho fatto lo Sai, le Siracia, Valkenswaard, Agueda, mi pare Ernì, non mi ricordo se l'ho fatto, Bastione l'ho fatto. E niente, l'altro non mi ricordo che se lo fa, ma mi pare di no, mi pare.
Insomma, scrivetemi voi nei commenti se volete vedere un campionato, due episodi settimanali, anzi scusate, un episodio, un video con due episodi settimanali, e tranquilli, tranquilli proprio, così. Quello lì, il gioco ne vale veramente la pena, ne vale, ve lo consiglio ancora, ve lo consiglio, è divertente come gioco, veramente, veramente divertente. Ok, io allora amici, per il momento vi saluto qui. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo, se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale per favore, perché così almeno aiutate, mi aiutate a crescere ed aumentare anche le iscrizioni, così in modo che poi vi posso portare sempre nuovi e belli contenuti, vi posso portare. Vi ricordo che è in programma e sto registrando un mio gran premio per quanto riguarda su Forza Motorsport 7, un mini campionato NASCAR americano, quello lì, e dopo quello registrerò un mini campionato GT, e correremo sulle GT Forza Motorsport, quello lì, e più sto facendo i video sia su Forza Motorsport 7, Forza Motorsport 4, Project Cars, Grid anche. Quello del 2019, l'ultimo grid che era uscito, mi pare, sì. Le corse storiche automobilistiche di Le Mans. Adesso infatti vado a registrare su Forza Motorsport un video con un'altra gara storica bellissima. Già due video l'ho terminati, e sicuramente quando uscirà questo di video già saranno stati pubblicati anche i primi due video di Le Mans. Niente, purtroppo non è la 24 ore ufficiale, quella poi più là la farò, farò proprio la 24 ore ridotta con il tempo, quello raddoppiato, moltiplicato. Ci sarà così anche il giorno e la notte, sarà veramente bella. Quello là, vi sto invogliando, sto cercando di invogliarvi. Ok, allora io per il momento vi saluto, vi mando un grande bacione, e quello lì, mettete sempre un bel like, quello che ho detto. Tutto quanto e niente. Ciao a tutti amici, al prossimo video, sempre qui con il vostro Silverio Dentisona alias Silverblock con il numero 43. Ciao a tutti. Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.